oggi siamo in una casa, punto primo. Siamo in una cucina, punto secondo. Siamo con una bellissima donna. Andrea, ciao, ciao, buongiorno. Grazie. È bellissima, nella tua buongiorno cucina te, ci hai accolto. È un po' un'invasione quando si va nelle cucine. No, ma a me fa piacere perché già non cucino tantissimo e quindi se devo cucinare adesso... Poi vediamo, si capisce che è la cucina anche di tuo marito perché, guardate, sì, ci sono le figurine qui di Franco Causio che in questo momento, possiamo dire dove è andato? È andato via col cagnolino? Sì, sì, è andato col cagnolino, torna. Con Amoroso, ecco lì, insomma, abbiamo svelato di chi è questa cucina. Adesso svegliamo cosa facciamo, perché noi in questa trasmissione facciamo le stesse cose che fa il nostro ospite, quindi oggi? Oggi facciamo, è un mangiare che facciamo a Rio de Janeiro, che sono cresciuta con questo piatto che fa mia mamma, ed è un falso soufflé. E quindi facciamo col pollo, quindi non è neanche pesante, okay, quindi è abbastanza leggero, quindi è un pollo mischiato un po' col bianco d'uovo sbattuto e poi va al forno, velocissimo. Allora intanto possiamo anche insegnare, io so che pollo in portoghese si dice frango. Un franghino. Beh, cominciamo allora. Cosa da fare? Allora, prima cosa, non voglio stare... Fuoco basso, no, ti faccio fare. Fuoco basso intanto, Sì. Io sono sempre per il fuoco basso per non sbagliare mai. Bene, quindi perché ho l'esperienza a casa che si brucia tutto, quindi io non voglio. Per sicurezza. Io sono più calma. Ma senti, una bellissima donna che arriva da Rio de Janeiro, come si trova a vivere in Friuli? Diciamo che poi ci sono 2 gradi, tanto così. Guarda, per capire che siamo in stagione. Non è stato facile all'inizio, devo essere sincera, perché un freddo così non avevo mai, sono arrivata qua che ero piccola, avevo 20 anni. Io mi ricordo le prime sere d'inverno, io accendevamo il termosifone, io facevo un piede, la mano, ero attaccata al termosifone. E poi quindi... ho dovuto prendere l'abito. Insomma, l'amore fa questo e altro. Senti, lo facciamo scaldare quest'olio, giusto? Sì, sta già cominciando. Sì. Io metto l'aglio porro, si dice porro? Sì. L'aglio porro. Ah, sì, porro. Ecco, porro. Sì, la R non è, la mia R è diversa. Quindi aglio porro, tagliato tutto sottile. Sì. Vi faccio notare come ha preparato Andrea, cioè, sì, un mito. Una cosa seria, Marina. Ma cosa... un mito, sei un mito. Allora. Facciamo rosolare un pochettino. Beh, cos'è? Non c'è ancora l'odorama in TV, però se ci fosse sentirebbe questo si buon sente profumo già, no, perché l'aglio... Soffritto. Ma si usa molto piace. L'aglio, no, in Brasile? Sì, molto. Anche io qua potrei mettere anche un aglio intero e poi lo tolgo. Però questo è più... Però come ho fatto lessare il pollo e avevo già inserito l'aglio, non volevo più aggiungere... Ma la cucina brasiliana rispetto a quella friulana è sempre la tua preferita? Non è che preferita, voi avete più piatti. Noi siamo una cucina buona. Carne. Io sono stata sì, io. No, è buona, la carne è buona, la frutta è buona, però sono piatti semplici, non c'è la cultura del mangiare. Lui tutto. Allora, devo dirti... Ma come mangia tutto che è così il barone? No, mangia tutto. Devo dire che quando è arrivato in Brasile, lui era abituato a mangiare il primo, il secondo, l'antipasto. Invece noi, a casa mia, a Rio, non siamo abituati. Quindi lui è arrivato e doveva mettere tutto insieme al piatto, nel piatto. È rimasto un po' scombussolato, però si è adattato. Senti qua. Che buon profumo. Allora, quindi sta già rosolando un pochettino. Basta, perché poi andrà al forno, quindi... Ah, quindi esatto, sì, basta sì, dargli poi, giusto... Sì. Perché qua abbiamo già il frango. E poi il frango. Ho il pollo, sì, il frango, franghigno, sì, che è stato lessato prima, è tutto sbriciolato. Sì. Lessato solo con poca acqua. Solo un pochettino d'acqua, che poi va via, sì, senza niente, no, quindi okay. Abbastanza asciutto. Bene, insomma, quindi, si può fare. Sì, semplicissimo. Quindi metterò questo adesso. Allora, no, ma aspetta, mentre tu spieghi, faccio una sorpresa. Guarda, allora lascio Rossolino un pochettino. Ti faccio una sorpresa. Sì. Faccio una sorpresa perché mentre si cucina anche. Ci avresti come guardo, lo sai che ci ho pensato a mettere la musica? Di invece sagrado, sì. Abbassiamo un po', è giusto sottofondo, no? Perché bravissima. Guarda chi è tornato, dov'è? Vieni qua. Vieni che Franco, sei nel vieni, momento vieni del pollo. Sentire, Stasera oggi alla grande, si mangia oggi bene. Sì. Allora, mettiamo il pollo. Sì. Gli ha messo un po' di musica anche. Sì. Un po' di... Brasile. Mamma mia.
Il profumo cercherò. Sì, no, no, scusate, ma voi non potete buono. Sentire il profumo. Io metterò un pochettino di sale, che io sì. di solito uso quello rosa, perché ormai è abitudine, sì. Che dicono che è quello che fa meno male. Almeno, perché sì. mi sento inutile, no? Se ecco, un pochettino di sale. Io questa la faccio subito a casa, perché secondo me è una ricetta facilissima. Si può dire fighissima in TV. Sì, sì, no, è vero, è vero. Guarda, che Franco. Di solito, ti devo dire, questo qua non è la prima volta che ti fa si fa quel latte di cocco. Si butta dentro, però non l'ho trovato qua. Non l'ho trovato, perché? No, e quindi prendo la panna quella più leggera che ci sia, quindi una cosettina da 100 ml. Però la sua ricetta è quel latte di cocco. Ecco, infatti, secondo me reperire anche gli ingredienti giusti non sì. è facilissimo. No, no, perché? No. No, okay. perché io trovo le cose di importazione qua, ma non quella brasiliana. Sono abituata a quella, quindi buona. Adesso aggiungerei un po' di mais, chi di non mais, vuole... Che non manca mai il mais. Mais, noi mangiamo sempre, sempre, senti, sempre, questa sempre. Questa cosa lì ci si va anche un po' di vino pietra. No, questo no. Ma no. da bere, da vicino? Da bere. Apriamo una bottiglia. Perché no? Vuoi una pietra di cese? Che bello questo mix Brasile, Puglia, eh? Di tutto. Sì. Intanto allora. Il nostro Francesco lì dietro la telecamera, anche lui non sta sentendo i profumi, siete solo voi che non potete sentire il profumo. Aspetta che nel frattempo io accendo sì, il forno, intanto. Sì, eh? Accendo il forno, che così... Poi i colori sono bellissimi. Questo è il vino del Salento, perché c'è il vino pugliese, ma sì. il Salento, questo è il Salentino di Lecce, è diverso, e c'è la Puglia divisa tra Puglia e poi c'è il Salento. Salento che è quindi bello che solare. Perché... E Franco come se la cava col portoghese? Si fa capire, guarda, si fa capire. Il figlio lo prende in giro. Va bene. Allora, io si qua... Capire. Marina, io qua sono 4 bianchi d'uovo. Ah, sì? Che lo devo sbattere. Ah, ok, allora io intanto controllo allora, questo io al contrario, come vuoi tu. Mettiamo questa, aggiungo adesso... La panna la panna, quella leggerissima. Ok. Adesso ci sono quelli a 50% in meno di sì. grassi. Ma questo è buonissimo anche per i bambini, questo piatto. Sì, perché, sì, perché guarda bello, che leggero, abbiamo fatto con degli tutto. Amici qua, i fili sono infatti ho dovuto dare la ricetta perché a scusa, casa volevano. Ma questa stappata di vino non la... Certo, guarda, scusa, momento, scusa, è un momento topico. Franco Caterina. Che stappa. Che poi ho altre curiosità. Ma... Oh, senti la botta. E non è che ce l'hai fatta. Bravissimo. Bravissimo, ascolta, ma che squadra tifi? Nessuna. L'Udinese perché sono in casa, perché non sono una tifosa. Tu devi capire che quando io l'ho conosciuta, lei nella sua famiglia... Aspetta che vengo vicino col mic. Quando io ho conosciuto lei, né lei e la sua famiglia sapevano cosa facevo. Perché quando gli parlavo di calcio, dice cos'è? Pensavano che fosse un dolce italiano, no? E invece poi quando... E qui ti hanno amato per il Franco, non il polo, per il Franco, lo hanno amato senza sapere... Sì, e devo capire che mio padre tuttora segue tutti i campionati, tranne quello brasiliano, solo quello europeo. La tua parte del Brasile, abbiamo poi questa terra fantastica che è la Puglia, sì, Salento, e poi come mangiano loro e mangiare loro una cosa... E siete qui nel... Noi diciamo nel confini Friuli, dell'inverno. Sì. Siete a mangiare i pasticciotti. I pasticciotti. Quindi se no è vero, un bel miscuglio, eh? È un bel miscuglio dolce e... Con la crema pasticcera. Ma tu non mangi dolci? Sì. Sì, sì. Io ho queste immagini. Mangio anch'io tanto dolce. Non dite sciocchezze, che siete... Non dico, io non ti faccio vedere quando mangio la cioccolata cosa mangio, guarda. Allora, tu devi capire una cosa, che mia moglie è golosa di cioccolata. Scusate, queste amici condizioni. Che siete a casa, a me veramente dispiace questo... Non io, poter. Cin cin. No, adesso fai il brinze che ti davanti alla camera, Francesco. Eh sì. Noi prima del piatto, prima di mangiare. Non ce la fai, cin cin. Dai, vai Francesco, vediamo. Vediamo fai? Che questa proprio una presa. Eccola ecco. Lì. Allora, io sto aspettando che inizi il corso di samba a Udine, perché mi ricordo poco. Lei, però lei si parla di samba. Ah sì? Guarda lì. Sono io? Oh signora! Nei tempi vedere. Che furono! Questo è il sambodromo. Io ero la madrina, no? E io ero da questa parte con l'acqua che gli davo da bere. Eccola qui, guarda. Tutto qua. Eh sì, questo è il sambodromo, l'inizio. Eh sì, dove fanno la sfilata. Perché vedi dove è qua? Io ero qua, di fianco. Tu eri lì? Con la bottiglia d'acqua.
perché c'è un come per le maratone, sì, perché ogni tanto si veniva da questa parte, mi dava un bicchiere d'acqua bevendo, poi per non parlare che alla fine mi ha preso in braccio perché non riuscivo a camminare, dai, con i tacchi, un'ora e mezza. Esatto, il sambodromo non è lunghissimo, no, però la batteria, io vengo davanti alla batteria, esatto, venivo, e quindi la batteria poi vai in una, un curriculum, sì, un posto, e poi la squadra continua e noi poi rientriamo di nuovo nella mi ricordo mai 12 scuole di sal 12 sì, sono 12 13, vedi che qualcosina so, no, al, no si comincia, vieni, alle 8. Francesco, vieni qua un attimo, dai, che questa qua è lenta però, più lo fai. Però che spettacolo, a me piace troppo, eh. No, è un ritmo bello. Solo di pensare che adesso arriva Carnevale mi viene... Andiamo, ecco, vero. Forno è caldo, fare. Facciamo questo albume. Sì. Lo montiamo. Lo montiamo proprio a neve, non so come si dice qua. Sì, a neve, a bravissima. Neve. Che sai, ogni tanto l'italiano mi sfugge. È stato Franco a insegnare l'italiano, bravo. Voi che non ve l'aspettavate, tutto, state imparando un sacco di cose. Come vi siete innamorati? Allora, all'epoca studiavo architettura. Avevo un'amica che abitava a Ipanema e mi ha invitata a Ipanema perché io vengo da un'altra spiaggia, no? Un'altra zona di Rio, Barra di Tijuca, sì. E passeggiando sulla spiaggia ho trovato un'amica che era fidanzata con suo amico. Guarda le cose. Era il figlio di Lamberto Giugnadori, sì, che era il procuratore di Zico, che io conoscevo. E mi ha detto: Andrea, vieni a cena con noi stasera, c'è una cena, sì, e sono venuti a prendermi a Barra. E quindi lì in quella cena c'era lui. Siamo stati a Ipanema, a casa di Fabrizio e di Graziano, che purtroppo non c'è più, che sono stati due praticamente che ci hanno messo in questa situazione. Che situazione? No, sto scherzando. Scherziamoci su. La situazione fu una situazione che lei è andato via, non voleva andare via, è tornata il giorno dopo. Quella sera lì, praticamente, io ho chiamato, c'era Fabrizio, lei è entrata a casa di Fabrizio, insomma, insieme a altre, c'è un'altra ragazza. Io ho chiamato Fabrizio e gli ho detto: scusa, piacerebbe conoscere quella persona lì, quella personcina lì, quella piccolina. Ho detto: lì, chi è? Solo che in quel momento lì non potevi conoscerla perché si era presentata con la famiglia a casa, col papà. E il papà, essendo un procuratore, dovevi stare molto attento. Non procuratore, sennò, procuratore federale. Che non ha niente a che fare con i calci. Procuratore federale è uno che comandava. Quindi tu un attimo, e io mi sono fermato un attimo. Nel momento in cui poi il papà è andato via, siamo riusciti a convincere il papà a lasciarla, perché non voleva lasciarla, siamo andati al ristorante a Satirico, si chiamava un ristorante ai romantici, a Ipanema, tra la quale c'era una tavola rotonda, come i cavalieri della tavola rotonda, e la signora qui presente, praticamente, bei ricordi, stava andando via, e io gli ho detto a Fabrizio, cioè Fernanda si chiamava la ragazza lì, sì, sì, la Fernanda, e gli ho detto: dico, senti, ma sta andando via, dico, ma come mai? E mi ha detto lei, gli ha detto, non lo so, dico, ha chiamato un taxi per andarsene via. Fernanda va a chiamarla, io vado insieme a lei, dice: ma perché? Dice: no, dice, non mi sento a mio agio. Dico: ma come ti senti a tuo agio? Vieni qua. Infatti poi è venuta lì, si è seduta. Stai qua che non ti succede nulla. Non ti succede niente, gli ho detto. Stai qui che non ti tocca nessuno, ti succede niente. Da quel momento lì, praticamente... Ero piccola, avevo 19 anni. Non ci siamo più lasciati. No. Che bello! Sono andato via perché facevo la Coppa Pelé a San Paolo, avevo fatto ancora due partite, questo Fabrizio, figlio di Giulio Dori, è venuto lì a prendermi a San Paolo, poi col ponte aereo siamo tornati a Rio, e da lì dovevo praticamente tornare in Italia, non sono più tornato, sono tornato 3 giorni e poi sono tornato... Lei mi ha detto una frase che mi era rimasta... Ha detto: se vuoi voltare, io
Non ti lascio mai non più. Ti lascio più. Ma questo è in portoghese, che poi in non portoghese. So come facevo a capirlo, perché io non parlavo italiano, lui non parlava il portoghese. E lei mi ha detto che praticamente se io tornavo lì, lei non mi lasciava più. Si vede che è l'energia, no? E io gli ho detto, cose che... E io gli ho detto, non ti preoccupare che Franco torna. Infatti dovevo tornare dopo una settimana, dopo due giorni ero di nuovo a Rio. Ma che bella questa storia, proprio amore, bellissimo. A gennaio sono 27 anni. 27 anni. Mamma mia. Mamma mia. Okay. 23? Beh, allora, torniamo alla nostra cucina. Sì. Adesso cucina bene perché stasera voglio mangiare. Oh, abbiamo sbattuto in il bianco dell'uovo. Si mette. Mettiamo tutto assieme. Non c'è grasso? No, no, è già spento il fuoco. Per quello dico che è un falso soufflé perché c'è tanto albume. Sì. E poi cresce. Quanti albumi hai messo? Quattro. Quattro. Quattro albumi. Quattro. Okay. È un petto di pollo, che non avevo specificato. Sì, un petto di pollo. Ok, dai, cosa. Mettiamo nella... Dove lo metto? Si mette nella pirofila. Nella pirofila, così non serve ungere niente. Ah, ecco, infatti ti volevo chiedere, non serve neanche mettere... Ti aiuto? Sì, grazie. Questo è il samba. Sì. Sentite il ritmo, è diverso? Sì. Questo qua è la vela, vero carnevale? Questo è carnevale. Sì. Questo qua la, è il vero samba. Io sono andata a vedere questa scuola di samba in cui, adesso tu aiutami su con le parole, quelle signore che stanno... La baiana, le baiane che fanno parte a una categoria che c'è nella squadra. Poi c'è la batteria, no? Poi c'è la batteria, poi ogni gruppo che rappresenta poi la storia della canzone che stanno cantando. Ecco, ma che emozione c'è? Tu fai conto che sono a volte 600 uomini che suonano. Sì. Questo è il ritmo. Sono 600 uomini nella batteria, guarda. Io non ero mai stato. Ti viene la pelle d'oca? Viene la pelle d'oca. Se tu non sei lì e vai a sfilare con loro, non ti rendi non conto... Non puoi capire. No. Non ti rendi, anche io sono stato proprio dentro al Sambodromo, allora ti rendi conto veramente... Quando la saudage loro, no? Quando mi saudage. Quando io Edmundo, ti ricordi che Edmundo a Firenze sì, aveva scappava per il carnevale. Per il carnevale. Io lo capisco perché è stato. Si comincia ad aprile. Bravo. Per l'anno prossimo. Sì, l'avevo sentito anche io che si prepara praticamente sì. Un anno. Cominciano a imparare a fare queste robe di c'è il concorso costumi. Della canzone, finché poi c'è la canzone, poi ci sono tutte le preparazioni per i disegni. Hanno tutti scerotti perché hanno sanguinato già. No, mamma mia. Allora, qui ho aggiunto un po' di formaggio grattugiato, parmigiano. Sì. Adesso mettiamo al forno. Finché diventerà un po' marroncino sopra, come si dice? Un po'. Un po' brustolito. Sì, un 10-15 minuti. Vediamo. Ok, noi lo lasciamo lì. Sì. È pronto! È pronto! È pronto il frango! O frango. Ha un profumo meraviglioso. Lo mettiamo lì sopra. Aspetta che spostiamo il vino perché sennò... è bollente oppure qua sopra. Voi non avete idea del profumo che ha. Semplicissimo, questo buonissimo. Guarda che se tu lo mangi freddo. Freddo anche buono. È ancora più buono. Voi non avete idea della bontà di questo freddo, è ancora più buono. Poi noi intanto abbiamo continuato a brindare. Intanto è finita la bottiglia. Sì. Adesso ne sappiamo qualcun'altra. Però ci siamo divertiti. Però potevamo prendere anche due sedie e mettere qua, Marina. Vabbè. No, siamo in chiusura perché noi adesso. Franco, vieni qua con noi. Manca solo. Come si chiama il cagnolino? Tyson non viene qua. No, sta dormendo. Sta dormendo. No, perché dobbiamo farlo vedere Tyson? Sì. È stato buonissimo. È guarda. Stato bravissimo. Con il papà. È stato bravissimo. No. Oh. Ciao Tyson. C'è un pozzettino anche per te. Allora, noi vi ringraziamo per l'ospitalità. No, è stato un piacere, Andrea, Marina. È stato un piacere. Grazie a te. È stato molto bello, provate la ricetta, noi poi ci ritroviamo la prossima settimana con altre sorprese. Io mi sono divertita un sacco. E quando vuoi ci sono anche altre ricette da fare. Ma allora torniamo, c'è un programma ad hoc con le ricette, le ricette brasiliane. Le ricette brasiliane. Qualche lezione, facciamo perché no? Una puntata lezione di samba per tutti. Allora, grazie a Francesco che è di là della telecamera, grazie a voi per averci seguito. Buon appetito. Ciao. Grazie.